Hi people of YouTube, welcome back to the new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con Bowser che ha sconfitto di nuovo Grugnosauro, è ingrassato un sacco, noi siamo andati nella zona che a quanto pare è piena di grasso e abbiamo trovato la principessa Peach che, casualmente, è stata rapita nuovamente. E ora in teoria, esatto, dovremo scontrarci con l'entità che l'ha rapita, questo gruppo di cellule. Chissà che cosa sono però. Finalmente l'abbiamo trovata. Presto, dobbiamo liberare la principessa. Sai che novità. Allora, qua c'è nulla, perfetto. E allora come possiamo fare? Provate a usare spin. State attenti. Non possiamo liberarci di queste cose colpendole o schiacciandole. Bisogna trovare un altro modo. Aia! Ma cosa mi... Sono libera. Grazie, grazie di cuore per avermi salvata. Mario, Luigi, guardate, sta tornando. Noi vogliamo quella rosa. Stavo per dire quella principessa, però quella cosa più divertente. Datecela. La esigiamo. Vieni qui. Voglio menarti. Mario, Luigi, dovete sbarazzarvi di quelle cose. Insomma, datevi da fare. Io penso alla principessa. È tutto armadato. Che c'è? Vuoi stare tu a proteggere la principessa? E io dovrei combattere insieme a Mario contro quell'ammasso sferico. Stai scherzando? Allora, non mi ricordo esatto se quando diventa verde o rosso dobbiamo colpirlo con il rispettivo fratello o il contrario, però... Ok, è come mi ricordavo. Dobbiamo... dicevo... colpirlo con il rispettivo fratello. Perfetto, tanto basta un colpo. Perfetto. Tutte da Luigi vanno. Ecco fatto, facile. Questo per Mario. E infine un'ultima Luigi. Ecco qua. E ora... Perfetto. Quanta fortuna oggi, eh? Io sono la cellula madre. E ora mi sto moltiplicando. Il punto è che non mi ricordo... Aia, il tempismo. Devo aspettare che faccia bi. Ok. Ok, è quella là in alto a destra. Dobbiamo prenderlo precisamente. No! Perché Mario l'hai sbagliato? Ho sbagliato il tempo del salto alla fine. Maledizione. Questa l'ho proprio sbagliata io e va bene. Ah, ok, ce l'avevo quasi fatta, aspetta. Ho capito almeno il tempismo. Dobbiamo aspettare proprio che si finisce di illuminare. Davanti, giù. Di nuovo lì. Ok, è ritornata dove era prima. Ok, riproviamo questa volta a farlo giusto. Me lo ricordavo molto più semplice questo attacco. Yahoo!
Me lo ricordavo molto più semplice. Probabilmente sto sbagliando un attimo, ma è perché non giocandolo da tanto. Perfetto, non è stato fantastico, ma perlomeno. Ok, visto questo giro. Qua ho sbagliato io. Però almeno ho capito il tempo, più o meno. Più o meno. Eccoli qua, di nuovo in formazione. Vorrei di nuovo avere il mio carissimo attacco che mi permette di colpirne tanti assieme. Ok, Mario, Luigi, 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 Mario. Tanto basta fare così. Aia. Dicevo, tanto basta fare così e ci siamo fatti colpire. Allora, Luigi. Tutte da Mario. Perfetto. Tutti da Luigi vanno. Facciamo questo. Perfetto. Tutto da Mario, che è uno solo, eh. Ecco fatto. E non posso fare nulla. Mi conviene curarci, magari. Non ho, ecco esatto, le noccioline. No, usiamo il fungo, va. Ecco qua. Neanche per sprecarla al momento. Perfetto. Altre cellule cadute. Manchi solo tu. Vai Luigi. Cerchiamo di fare un bel danno, eh. Ah, peccato l'ultimo, però almeno abbiamo preso il fantastico, dai. Ecco qua. Troppo presto. Troppo presto di nuovo. Ok, in basso, in alto, in basso, in alto, in basso, davanti. Perfetto, facile. Ma sì, usiamo il trampolino. Anche se penso che probabilmente farei molto prima colpendolo, saltandogli in testa e basta. Anche perché, esatto, non ho più i... non ho più punti adesso. Mi sa che l'abbiamo ucciso. Non sono soddisfattissimo di questo combattimento, purtroppo. Perché appunto... 700 punti esperienza, non male. Perché appunto, non giocando da tantissimo a questo capitolo, si nota quanto effettivamente sia indietro con certi colpi. Dobbiamo un attimo reintegrarci. Preso. Facile. Un 4 c'era. Avrei potuto persino mancarlo. Poteva andare peggio, no? Che poi sto aumentando i buffi perché le altre statistiche al momento hanno dei punteggi veramente orribili. Tipo Luigi aveva questo bellissimo 6 per qualche ragione che sicuro schifo non ci fa. Questo nemico in realtà non era difficile, sono io che ero un attimo, anzi totalmente fuori forma con quell'attacco. Non so perché, mi sembra che su DS certi attacchi siano molto più semplici. Forse perché ce l'hai proprio in mano e lo vedi direttamente, mentre così hai un attimo di differenza, secondo me. Mario, Luigi, grazie. Ho sempre saputo che sareste venuti a salvarmi. Principessa Peach, siamo stati tutti risucchiati da Bowser. Capisco. Allora dobbiamo trovare un modo per uscire. Come? Pensi che non ci sia un modo? Allora,
In effetti, finora abbiamo pensato solo a salvare la principessa, ma adesso dobbiamo trovare un'uscita a tutti i costi. Bowser effettivamente potrebbe aver aspirato qualche tubo, magari. Guardate, sembra che ci si possa perseguire per di là. Forse laggiù c'è un'uscita. Se Bowser avesse ingoiato dei tubi, magari riusciremmo ad uscire. Io resto a proteggere la principessa Peach. Voi andate a controllare se c'è un'uscita. Tra l'altro, Mario, Luigi, andate. Io resto qui con Darastella a discutere sul da farsi. Okay. Tra l'altro, vediamo un dettaglio adesso. No, ok, volevo vedere se il gioco fosse un attimo attento ai dettagli. Visto che lei non c'era, volevo vedere se qui nel menu appariva o meno. Va bene, dai, non posso biasimare troppo il gioco. Ci sta. Va bene, vediamo se c'è un modo per uscire. Abbiamo discusso... Wow, quanto? 5 secondi? Un po' e volevamo ispezionare con anche noi questa zona. Ehi, qualcuno ha trovato un'uscita? Ma siamo appena arrivati! Sembra un vicolo cieco. Già. A questo punto possiamo solo aspettare che succeda qualche reazione nel corpo. Sono grasso, aiuto. Io, il terribile signore del male, incastrato al pavimento, senza potermi muovere. Ma che succede? Sento uno strano prurito sull'ombelico. Che sta succedendo? La lotta con Grugnosauro, la tua vittoria, è tutta una tua buffata. Era tutto previsto nei miei orrifici, disgustevoli e perfetti piani. Quella voce, sogghigno. Tu è davvero grossa tartaruga goffa. Maledetti, cosa accidenti state combinando là sotto? Il tuo superbo piano malefico è cambiato. Il mio, era il mio, non ho visto. Di che accidenti parli? Ho preso il regno dei funghi dopo averti fatto inghiottire la principessa Peach. Tuttavia ho avuto un piccolo imprevisto e adesso la principessa mi serve. La principessa Peach? Io ho ingoiato la principessa? Accidenti, ma che mente sveglia. Ma come dicevo, adesso la principessa mi serve. Ma che stai dicendo? Cosa ci fa la principessa dentro di me? Ma non lo sarà ancora per molto. Vieni fuori, dolce principessa Peach. Cicchi, 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 cicchi. Vuole la principessa, ma perché? Forse Sogghigno vuole mettere le mani sulla stella oscura. La stella oscura. Vediamo la backstory della stella oscura. Tanto tempo fa, durante uno scavo, fu rinvenuta una stella che dimorava nelle profondità del regno dei funghi. La stella celava dei terribili poteri malvagi. Fu chiamata Stella Oscura. Chissà come mai. Se qualcuno dall'animo crudele dovesse mettere le mani sulla Stella Oscura, potrebbe soffocare il mondo in una morsa facendolo sprofondare fra le tenebre più cupe. Gli spiriti delle stelle, consci del pericolo, spesero innumerevoli anni e immense energie, riuscendo infine a confinare la stella oscura nei recessi della terra. E serve la tua voce per riprenderlo? O la tua presenza, magari? Ma allora, quel mostriciattolo verde sta cercando di fregarsi la stella oscura, però perché vuole proprio te, principessa? C'è solo una persona in grado di sciogliere i sigilli della stella oscura. E sono io. Ovviamente. Che cos'era quel rumore? Proveniva da laggiù. Forse dovremmo scappare. Hai ragione, andate a vedere che sta succedendo. Io resto a proteggere la principessa. E certo, perché sei affidabile poi. Ok. Allora, prima ovviamente di proseguire non c'è nulla, peccato. Vieni, Luigi. Ecco qua. Wow, 100 monete. Che meraviglia. Che cacchio è? È una luce.
Ma tu dovresti starte lontana, dovreste stare lontane entrambe. Che cos'è questa luce? Scusate, eravamo preoccupate, siamo venuti a vedere. Due geni, ecco perché questa viene rapita ogni 5 minuti, perché è un'emerita cretina. C'è un pericolo, uno vuole rapirmi, vado a vedere che sta succedendo. Sembra la mano di Golden Sun. È un genio. Ah! Principessa Peach. Un genio. Ah! Comunque c'è da dire che Sogghigno mica scemo è, anzi è bravo bravo, scemo scemo, un genio, Ascoltami, bel pacioccone papputello di un Bowser. Ho tirato fuori la principessa Peach dal tuo corpo tondo e meringato. Ma quanto pesa? Cosa hai fatto? Senti un po', la principessa Peach è mia, ridammela subito. Ah, brutto coso verde. Disgustevole, ora sono pronto per il grande balzo di qualità. Manca poco alla sghignazzante era di Sogghigno. Mi chiedo più che altro se Sogghigno già pensasse tutto questo quando stava con la strega Ghignarda, o semplicemente era un suo sghiero, il suo allievo prediletto, o già al tempo l'avrebbe voluta sfruttare per un giorno diventare il grande Sogghigno. Bowser, se vuoi cercare di essere un cattivo convincente, prima devi recuperare la linea. Pesa tantissimo. Grugnosaurus, dammi una mano. Cosa? Io andare via? Ehi, Grugnosauro! Aiutami! Grugnosauro! Cazzo! Le gambe si muovono da sole. Continua! Continua, continua! Che caldo! C'è qualcosa che brucia! Sono io! Sto dando fuoco! Beh, almeno sono ritornato in forma. Sono i miei grassi. Sto bruciando tutti i grassi superflui. Che allenamento fenomenale! Cazzo, sono tutto un fuoco! Ma che stanza è questa? Allora, c'è scritto non giocare con il fuoco nel magazzino delle bombombe. Pericolo di esplosione. Ehi, tu dove vai? Fermati! Capuf, 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 pupupupupupupushka! Ciao, ciao, Bowser. E siamo ritornati dove abbiamo iniziato. Mannaia a te, Bowser. Però qua in teoria troviamo il fufi blocco che non trovavamo in questa zona. Che botta, ma dove sono finito? Beh, lo scopriremo presto, Bowser. Vediamo se hai degli equipaggiamenti nuovi. Ma sì, non esistono corna così stupende in questo regno. Wow, già a livello 3. Sono obbligato a darle una tessera fortuna platino. Sarà più facile guadagnare. Vediamo che cosa c'è allora. Già al platino siamo, e là. Mangi due polli assieme, non è male. Recupera 8 PV ogni colpo. Certo, non è terribile. Però il guscio a me servirebbe. Servirebbe un bel guscetto che mi dà un po' più di difesa. Vorrei prendere questi, ma non vorrei spendere troppo per il momento. Quindi lascerei un attimo da parte. Voglio vedere se magari in questa zona troviamo un guscio o appunto qualche altro oggetto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.